Le cascate del Niagara. Le cascate del Niagara sono stupende. Il paesaggio è quanto di più bello io abbia mai sognato. Tutto quello che mi circonda emana un'energia incredibile e mi fa sentire in perfetta armonia. Ci stanno portando a visitare il loro villaggio. Mi auguro che non si dimentichino di nessuna tribù. Sta tranquilla, gli irochesi si saranno consultati fra di loro. Sono curioso di vedere come accoglieranno un moicano. Hai visto, Mok? Guarda là! A quanto pare il comitato d'accoglienza non era al completo. Come sono veloci quelle canoe? Di chi sono, Mok? Del popolo Ojibwa, che vive sui grandi laghi. Sono famosi per essere i migliori costruttori di canoe e grandi mangiatori di riso. Salve. Benvenuti. Salute a te, Pocahontas. Che accoglienza. Grazie per averci portato fin qui. Volevo dirti che non ho mai visto delle canoe così belle e veloci. Ah, grazie. Ma cosa... Ehi, aspettate. Che cosa ci fanno con voi quegli irochesi? È meglio non fidarsi di loro. Noi li chiamiamo le vipere. Io sono irochese. Cosa? Anche noi vi diamo appellativi poco gentili, ma ora veniamo in pace. Sì, siamo venuti per portare la pace, per divulgare il messaggio del grande spirito. Guardate, c'è un moicano con loro. Il moicano non è il benvenuto. Oh. Irochesi e moicani sono amici, fidatevi, lui è con me. Ci hai portato davvero un bel regalo. Grazie, prendiamogli lo scalpo. Cosa? No! No, aspettate! Mok, calmati e ricordati la nostra missione di pace. Giusto. Non potete accendere il fuoco della rabbia. Davvero? Oggi siamo qui per accendere la fiamma della pace, fidatevi. Lupo Giallo ha ragione. I rappresentanti di tutti i popoli della regione sono qui per la pace. Vogliono ascoltare il messaggio del Grande Spirito. D'ora in poi dimenticheremo i nostri nemici e saremo tutti uniti. Ben arrivati! Sono tutti capi tribù. Quello che chiamiamo il Grande Consiglio è composto da 50 membri che rappresentano la Lega delle 5 tribù. E i membri vengono scelti fra i vari popoli. Chi è quella donna? È Spirito Errante, l'anziana saggia. Lei parla anche con il vento. Che il Grande Spirito vi protegga! Sì. Benvenuti! Benvenuti! Manitou sia con voi! Salute a te! È un grande onore per me fare la tua conoscenza. Qualche volta la via giusta non è facile da seguire, ma il Grande Spirito mi aiuterà. Oh! Buongiorno.
Buongiorno, ho dormito bene, Puma. Buongiorno, amici. Oh, come sei affettuoso. Ben svegliata, Pocahontas. Hai fatto un buon sonno? Sì, spirito errante, grazie. Non volevo farlo scappare. Non sta scappando. Ci ha lasciato sole per farci parlare. E infatti sono venuta per questo, figliola. Molto tempo fa, quando ero giovane e bella e mi chiamavano Piccolo Castoro, ho conosciuto tua nonna Giva e siamo diventate amiche. Davvero? Tu conosci mia nonna? Mi fa piacere. Ma dimmi, come mai poi hai cambiato nome? Beh, vedi, figliola, quando i miei sacri poteri si sono rivelati a tutti, il mio nome è diventato Spirito Errante. Sai, anch'io sono una sciamana della tribù del Puma Covacciato. Questo dolce sole riscalda le mie vecchie ossa. Vieni a fare due passi, così parleremo. Sì, certo. Quando ero piccola ero felice e sapevo dove ero diretta. Adesso mi sento un po' confusa e smarrita. Lo so che il grande spirito è sempre al mio fianco e mi protegge, ma a volte ho paura. Il tuo compito non è facile, piccolo fiore. Tutte le tribù invitate al grande raduno attendono con ansia di ascoltare il messaggio del grande spirito. Anche Opio ha parlato con gli spiriti. Sì, hanno parlato a tutti i capi, annunciando che voi due avete un messaggio da divulgare, un messaggio che viene dal grande Manitou. Per questo i capi e gli sciamani hanno informato tutti i popoli del mondo. È per questo che tutte le tribù si sono spostate a nord. Io credo in quello che faccio, ma non vorrei creare dei conflitti. Come grande sciamana del Consiglio degli Irochesi, inviterò tutti i popoli ad accamparsi sulle nostre terre, vicino al luogo dove si terrà il grande raduno. Sei dolce. Sei venuta a salutarmi. Sono felice di conoscerti, piccola. Ehi, ehi, ci sono anch'io! Oh. Anche tu sei venuta a salutarmi. Come stai? Bene, grazie. Non essere gelosa. Ti ho già coccolato abbastanza. Non vorrei fare del male al picchio. Imparate a vivere in armonia. Siete tutti e due miei amici. Quello che ho visto mi conforta. Sei riuscita a non far mangiare il picchio alla volpe. Perciò riuscirai a mantenere la pace fra le tribù e a divulgare il messaggio che il grande spirito ti ha comunicato. È ciò che mi auguro dal profondo del cuore, spirito errante. Meraviglia! Questa è la vera forza di Madre Natura. Quando Fratello Vento soffia e sussurra dolcemente fra i miei capelli, sento la tua presenza, o grande spirito, modello di forza e di saggezza. Vieni, piccola, sediamoci. Voglio raccontarti la storia della nascita di quelle cascate. Ma forse la conosci già? No, ti ascolto. Tanti, tanti anni fa, un uomo molto anziano viveva in cima a una montagna. La montagna era così alta che si poteva ammirare l'oceano in lontananza. A causa delle nuvole che avvolgevano la montagna, il vecchio e tutte le persone erano di color bianco argento. Aveva 5 figlie, giovani e molto belle. I loro abiti erano fatti con la schiuma delle cascate e le ali con le piume portate dal vento. Quando volavano intorno alla montagna, i lunghi capelli argentei fluttuavano nell'aria. Un giorno le 5 figlie decisero di volare sulle grandi rocce bagnate da giganti onde. La sorella più giovane aveva scoperto un passaggio e guidò le altre 4. Si divertirono molto, volarono sfiorando l'acqua e le rocce, dimenticandosi completamente del tempo che passava. Quando il sole tramontò e si levò la luna, le sorelle giocavano ancora. Passata la notte, al sorgere del sole, il posto non era più lo stesso. La vegetazione sorrideva, baciata dal sole e lambita dalle acque.
Torrenti impetuosi scorrevano ovunque, riversando la loro massa d'acqua sulle rocce. Il sole faceva brillare la schiuma e mille gocce d'acqua illuminavano tutto ciò che trovavano al loro passaggio. La bellezza delle cascate era magica. Incantate da quello spettacolo, le cinque sorelle decisero di restare per sempre in mezzo alle cascate. Quando arriverai alle cascate per il grande raduno, vedrai che il sole si rifletterà sui loro abiti candidi come la neve. Le cinque figlie sono ancora là e continuano a giocare. Guardando attentamente, vedrai i loro capelli argentei e le loro ali, ma avvicinati alle cascate quando il sole è alto. Non le ho viste, sembrano montagne di schiuma che borbottano. Sono impaziente di andarci. E tu, Picchio, le conosci? Ci sei mai stato? Sì, ma è impossibile volarci sopra come le cinque sorelle. Si rischia di annegare. Sei un fifone becco lungo. Le volpi verranno sicuramente ad ascoltare il tuo messaggio, Pocahontas. Anche i picchi, e non sono un fifone. A presto, Pocahontas. Arrivederci. Arrivederci. I picchi sono molto utili per la nostra madre terra. È una storia bellissima. Non vedo l'ora di arrivare là. Questi balli e questi canti sono in tuo onore, Pocahontas. È un grande onore averti qui con noi. È stata una bella idea inviare messaggi a tutti i popoli per avvertirli del grande raduno e autorizzarli ad accamparsi sul territorio irochese. Sì, è vero. Ti ringraziamo per l'ospitalità, ma adesso... Vorremmo andare ad incontrare tutte le tribù venute da lontano. Ho già dato ordine di piantare alcune tende vicino ai totem alzati dalle altre tribù. Partiremo questa sera. Le mie vecchie gambe mi porteranno fin là. È il mio popolo che vive su questi territori. Perciò devo andare a dare il benvenuto a tutte le tribù che chiedono ospitalità per rassicurarle. Ecco una tribù che sta preparando l'accampamento. Da dove vengono? Sembrano irochesi. Hai indovinato, ma non appartengono alla Lega delle Cinque Tribù. È capitato spesso di doversi battere contro gli Uroni, gli Eri e i Susquehan. Anche se sono tutti irochesi. Quel falco porta un messaggio. A chi? Addio! Arrivederci! Molti popoli sono ancora contro di voi. È per questo che avete deciso di riunirvi e creare la Lega delle Cinque Tribù. Il grande capo che ha riunito le cinque tribù ha lasciato questa terra qualche anno fa. Si chiamava Iwata, era un Mohawk. Aveva un fedele discepolo della tribù degli Uroni. Gli Uroni non fanno parte della Lega e sono rimasti nostri nemici. Iwata si appellava sempre all'armonia tra fratelli e tutti coloro che vivono nella natura. Siamo tutti fratelli. Devi farlo capire agli altri. Sei l'unica che sono disposti ad ascoltare. Ci proverò, ma vorrei che mi raccontassi delle tribù che fanno parte della Lega. Io non le conosco. Questa sera, quando saremo alle cascate, ci metteremo vicino al fuoco e ti racconterò tutto. Che notizia splendida! Quel falco è un mio amico. È venuto a informarmi che i miei genitori e una parte della mia tribù sono qui. Finalmente potrò rivederli. Il grande guerriero correrà fra le braccia di mammina. Anche i moicani hanno un cuore. Non c'è niente da ridere. Scommetto che anche tu faresti la stessa cosa. Ammetti. Siamo tutti dei grandi bambini. Su, non prendertela e vai dai tuoi genitori. Approfitta dell'occasione e dai un bel bacione alla mamma. Va da lei, Mok. Su, la tua reputazione di guerriero è salva. Lo so che sei coraggioso. Lo spero. Però sei un po' permaloso. I miei compagni di viaggio sono fantastici. Per me questa sarà un'avventura indimenticabile.
Salute a te, Pocahontas. Il territorio è anche vostro. Benvenuti! Ero sicura che sarebbero venuti in molti, ma non pensavo fossero così tanti. Sì, sono tanti, ma non ci sono tutti. Salve! Viva Pocahontas! Ben arrivati! Questo posto riesce ad infondermi una sensazione di pace e serenità. L'accoglienza che stiamo ricevendo mi aiuta e riesce a darmi il coraggio necessario per poter divulgare il messaggio di pace del Grande Spirito. Fra poco mangeremo. Possiamo mettere sul fuoco anche le patate dolci adesso. Non riesco a capire perché non osano neanche avvicinarsi. Mi piacerebbe tanto conoscerli. Forse pensano che siamo stanchi, ma vedrai che domani verranno a parlarti. Anche loro non vedono l'ora di conoscerti. Intanto, raccontami la storia degli Irochesi. Già, ti avevo promesso di parlarti delle tribù che compongono la Lega. Dopo la scomparsa del suo fondatore, Aiwata, sono state diffuse diverse leggende su di lui. Io vi racconterò quella più famosa. Quella che si racconta accanto al fuoco e che forse è la più vicina alla verità dei fatti. Aiwata era un grande profeta, ma stando alla leggenda era molto di più di un profeta. E io amo credere che fosse proprio così. All'inizio di tutti i tempi, la terra era popolata da spaventosi giganti. Le grida degli esseri umani, inseguiti dai mostri, finirono per risvegliare il Signore dei Cieli, che, assumendo delle sembianze umane, discese sulla terra per aiutarli. Il Signore dei Cieli disse loro: «Voi siete i miei figli e diventerete forti. I vostri discendenti saranno numerosi come le foglie degli alberi della foresta in estate». Poi ne scelse alcuni e gli fece costruire un villaggio, dando loro il nome di Mowak. Regalò loro cani da caccia e gli insegnò ad usare arco, frecce e lance e a cacciare gli animali. A quei tempi gli uomini non sapevano fare niente e il Signore insegnò i Mowak a coltivare fagioli, zucche, tabacco e mais. Ma non sapevano proprio fare niente. No, niente. Con gli altri rimasti si mise in cammino e dopo un lungo viaggio si fermò in una valle piena d'acqua e di foreste. Il Signore dei Cieli formò un secondo gruppo e fece loro costruire un villaggio. Mostrò loro tutto quello che dovevano sapere, dando vita alla tribù degli Oneida. Come dono speciale insegnò loro a intrecciare ceste e a fabbricare le armi. Poi ripartì con gli altri e li guidò fino ai piedi di una catena di montagne, dove compose un terzo gruppo che chiamò Onondaga. Gli insegnò le cose che aveva insegnato ai primi due gruppi, ma gli diede anche la conoscenza delle leggi eterne e la facoltà di comunicare con il Grande Spirito. Poi si rimise in viaggio con gli altri uomini e li portò sulle rive di un lago che brillava ai raggi del sole. E fu là che i Cayuga si fermarono. Ricevettero il dono di costruire canoe e la capacità di saperle portare. A questo punto rimasero pochi individui che il Signore accompagnò sulle rive di un altro lago vicino a una montagna e lì fondarono la tribù dei Seneca. A loro regalò piedi velocissimi. Riuscivano a correre veloci come cervi. Fu proprio in quel momento che il Signore dei Cieli decise di vivere sulla nostra madre terra come un essere umano e non più come un essere celeste. Prese così il nome di Aiwata e andò a vivere insieme agli Onondaga. E con loro non smise mai di predicare la pace e l'armonia. Gli Onondaga diventarono la tribù più grande. Ma anche gli altri gruppi creati dal Sommo Signore dei Cieli diventarono numerosi e forti. Aiwata non si scoraggiò mai. Continuò a parlare di armonia e di pace. E continuava a viaggiare. Andava da una nazione all'altra senza stancarsi mai. La sua canoa, costruita con la corteccia di betulla, era magica. Scivolava sull'acqua, volava in aria, leggera come un uccello, spostandosi rapidamente, permettendogli di portare il suo messaggio di pace e armonia ovunque ci fossero degli uomini. Ma dopo la felicità arriva la tristezza. A
Alcuni stranieri giunsero da lontano, feroci e spietati. Non conoscevano la legge divina, erano predatori senza anima. Piombarono sui villaggi saccheggiando e devastando tutto ciò che incontravano. I capi delle tribù implorarono l'intervento di Aiwata. Egli consigliò loro di riunirsi ad aspettarlo e fu così che le cinque tribù si trovarono e diedero vita a un grande consiglio. I capi lo attesero 3 giorni e il 4º giorno videro arrivare la canoa magica che scivolava sull'acqua. I capi e i saggi lo accolsero con il cuore colmo di speranza. Lui disse: «Ciò che è stato, io sono il presente e il futuro, devo lasciarvi, non potrò più parlare con voi». Prima di andarsene aggiunse: «Il pericolo risiede nei popoli che pensano e agiscono solo per se stessi, senza pensare agli altri. La distruzione di un popolo è la distruzione del mondo, non dimenticatelo mai!» L'unico modo per vincere il nemico è di avere un unico fuoco, un solo calumet, una sola ascia di guerra. Prese le piume dell'aquila, le diede al consiglio e disse: «Queste sono il mio simbolo». Avrei potuto dirvi le stesse cose. Rispecchiano il messaggio del grande spirito che domani rivelerò a tutti voi. Evviva! Siamo tutti felici. I nostri cuori sono colmi di gioia. Non è vero? Tutto questo è meraviglioso, Pocahontas. Domani l'alba sarà radiosa. E il mattino avrà la luce dei tuoi occhi, grande spirito. Quella che vola via.